Fino a pochi giorni fa in numerose università italiane era in atto una sfida molto particolare. Tante ragazze hanno postato sulla pagina Facebook non ufficiale delle relative università delle foto provocanti. Alcune indossavano una maglietta aderente con il logo dell'Ateneo, le più audaci solamente l'intimo, col nome della propria università scritto sulla pelle. Le foto erano accompagnate dall'hashtag Escile. Le reazioni sono state diverse. Chi giudica il fenomeno un gioco goliardico, chi, come le studentesse dell'Università di Venezia, ci vede una sfida degradante per tutte le donne e risponde mostrando il cervello. Abbiamo intervistato alcuni studenti dell'Università di Torino per sapere cosa ne pensano. Qual è il tuo punto di vista maschile? Da un punto di vista maschile non posso dire che sia brutto come cosa, però d'altro canto, obiettivamente lo vedo abbastanza patetico, nonché, come dire, quanti anni è che le donne cercano di non farsi strumentalizzare? Tantissimi. Ecco, questo che mi sembra proprio come calpestare tutto questo tempo. Hai sentito della vicenda Escile? Sì, assolutamente. Che cosa ne pensi? Beh, penso che come tutti i fenomeni, appena all'inizio è molto simpatico, poi nel momento in cui viene portato all'esasperazione comincia a diventare pesante e poi appunto ognuno credo sia libero di agire come meglio crede. Trovo imbarazzante che si debba persino fare un'intervista, delle ricerche per una cavolata del genere, nel senso che esporre il proprio seno, oltretutto senza neanche una causa, penso sia l'emblema del problema italiano in realtà, ovvero la messa in mostra di ciò che non conta, quindi tutto ciò che è apparenza, senza neanche avere una motivazione di base, che quindi non si capisce neanche il vero motivo per cui lo si stia facendo e quindi sinceramente trovo molto più giusta la reazione che hanno avuto le studentesse di Venezia che hanno risposto a questo movimento mostrando il cervello, comunque la scatola che lo contiene e che quantomeno ecco, appunto penso che un po' più di connessione con lo studio e con l'educazione abbia a che fare. L'hashtag Escile è uno dei tanti sintomi del disfacimento di un'umanità sempre meno umana di formazione italiota. Cosa ne pensi tu personalmente? Ma secondo me è una cosa che lascerà il tempo che trova di sicuro, nel senso non mi sembra un evento da studiare a sociologia o altre facoltà. È divertente, insomma, il fatto che non siano stati coinvolti i volti mi sembra una cosa un po' più sana, insomma, meno male che non è successo, così è rimasto tutto nell'anonimato, è stato divertente, potevano essere di chiunque come di nessuno, quindi.